Compie 70 anni lo Sci Club 13 Clusone, un traguardo speciale, avete voluto celebrarlo con una mostra nel cuore di Clusone in Piazza Orologio. Sì, è stata una nostra idea perché 70 anni non sono pochi e soprattutto per Clusone lo Sci Club 13 ha fatto molto perché abbiamo creato molto movimento con i ragazzi e poi soprattutto per dedicare una mostra a tutti quelli che ci hanno preceduto perché era giusto così, è nata da un'idea così spontanea di quattro amici e abbiamo deciso quest'anno 70 anni dobbiamo fare qualcosa di bello per Clusone, sicuramente questa è la prima di tante iniziative che faremo. Comunque proprio nel preparare la mostra è stato bello guardare le foto, ricordare i vecchi tempi passati, i personaggi che purtroppo sono andati avanti, che però mettevano passione in questo sport qua, che mettevano quella voglia, quella di stare con i ragazzi, di restare sempre giovani e di portarli a fare uno sport sano, l'aria aperta, e questo ci è sembrato carino. Quando e come è nato lo Sci Club 13? Lo Sci Club 13 è nato il 2 dicembre del 1952, io non c'ero, però dicono che nevicava e si sono trovati al bar 13 amici e lì sono... Tra una cosa e l'altra il nostro mitico Tinarelli, non so se vi ricordate, che aveva fatto il volo col deltaplano su Clusone, è stato il primo presidente dello Sci Club e da lì è partita la nostra storia. Da quel momento che erano quattro appassionati siamo arrivati a organizzare la Coppa del Mondo di fondo a Clusone. Abbiamo organizzato una Coppa del Mondo in Presolana di sci alpinismo, abbiamo organizzato gare internazionali di discesa, oltre a migliaia di gare provinciali e regionali. E devo dire che abbiamo avuto atleti nazionali che abbiamo portato ai massimi livelli e siamo orgogliosi di questa storia, è stato molto bello. E naturalmente gli eventi per il 70esimo non si fermano qui. Sì, questo è il primo evento, poi abbiamo per il 17 settembre vogliamo organizzare una gara a piedi, facciamo un prologo nel centro di Clusone e poi la sera faremo una gara che va a San Lucio, le famose vertica come si chiamano adesso, che va dritta per San Lucio. Poi dopo faremo una gara con gli sci schias in centro del paese, vogliamo quest'anno fare una gara a tre con un discesista, un fondista e uno sci alpinista per cercare di aggregare questo gruppo perché come abbiamo detto prima lo Sci Club ha vari settori di attività sportiva per cui ci è piaciuta l'idea e subito l'abbiamo appoggiata e poi per finire faremo il pranzo sociale sperando che, anzi sicuramente andrà tutto bene, pandemie varie e riusciremo a organizzare questa bellissima festa. Qual è l'obiettivo di questa mostra e come avete voluto allestirla? Allora, l'obiettivo di questa mostra è quella di ripercorrere i 70 anni di fondazione dello Sci Club e tutti i vari anni e tutte le persone che hanno avuto la possibilità poi di sciare e di fare attività sportiva, perché lo Sci Club 13 credo sia uno dei pochi che all'interno ha diversi settori, perché ha lo sci alpino, lo sci nordico, lo sci alpinismo, per un periodo c'è stato anche lo snowboard e credo che questo sia una particolarità che non tutti possono avere. Abbiamo voluto ripercorrere questi anni creando 7 pannelli, su ogni pannello vengono proposti 10 anni e quindi le fotografie che hanno caratterizzato questi periodi. Sono circa 600 foto e ci piaceva riuscire a fare entrare tutti in questa grande mostra. Un pannello particolare poi è dedicato alle 3 coppe del mondo che ci sono state a Clusone, 2 per lo sci nordico e 1 per lo sci alpinismo, che diciamo sono state il coronamento di un sogno per lo Sci Club 13. Poi non ci sono solo foto, c'è anche molto altro. Sì, allora oltre alle fotografie avevamo un sacco di materiale da esporre, ma per questione di spazio abbiamo fatto delle scelte, abbiamo messo anche attrezzatura con gli sci e abbiamo cercato di ripercorrere quello che è l'evoluzione dello sci nordico, quindi da un vecchio paio di sci di legno fino ad arrivare ai materiali più moderni. Abbiamo anche messo dei vecchi Deplian di vecchie gare che si facevano una volta, così proprio per ricordare questi 70 anni.
E non mancano le divise. E non mancano le divise, e infatti come potete poi vedere, dalla primissima gialla e rossa fino ad arrivare alle ultime sempre più moderne e particolari, sì. Giulio Visini, è stata sua l'idea di questa mostra, com'è nata? Diciamo che era nell'aria, perché 70 anni di un club e lasciarlo trascorrere senza fare qualcosa mi sembrava un po' non giusto per la gente sia che c'è che sia la gente che non c'è più, diciamo. È un riconoscimento un po' a tutti e volevamo far conoscere i nostri atleti, quello che si fa più o meno anche a tutta la popolazione, perché siamo di Clusone ma non tutti sanno cosa c'è dietro un club. Magari vedendo un po' di foto si accorgono che c'è un bel movimento. Facciamo un po' una fotografia dello Sci Club oggi, che cosa muove? Allora, muove un po' di ragazzi, diciamo, una quarantina di ragazzi per quanto riguarda il fondo, idem della discesa e idem anche quelli del sci alpinismo, perché è da dire lo Sci Club 13 è su tutti i campi, non tutti i club hanno le tre specialità. Quindi c'è un bel movimento. E adesso siamo con Giannino Trussardi, allenatore dello sci alpinismo, dello Sci Club 13. Lo sci alpinismo è un settore in espansione negli ultimi anni, soprattutto tra i ragazzi. Sì, diciamo che sono circa 12 anni che ho coinvolto ragazzini ma anche di età molto giovani, che parte praticamente dagli 7-8 anni. È stata un po' una scommessa, invece hanno parecchio entusiasmo e questa cosa nello sciare liberi nel bosco, sai, i saltini, la neve fresca, quando c'è, perché la stagione passata è stata un disastro, si divertono parecchio. Chiaramente non sono allenamenti, ma sono giochi per fargli capire cos'è lo sci alpinismo e praticarsi su una neve che può essere facile come può essere difficile, e questo usando pure anche gli impianti, non è che facciamo per forza salita, e di conseguenza loro si trovano a loro agio. E quest'anno ad esempio, poi con le varie categorie, sono arrivato a circa una trentina di ragazzini e quindi è uno sport, sì, in espansione. Come saprai, è passato anche come specialità olimpica e nel 2026 sarà Cortina, cioè Cortina a Milano, e verranno disputate nella zona di Bormio, dove già saranno organizzate gare da discesa e così. E quindi adesso speriamo che questa cosa influisca positivamente, che magari poi non si riduca a una nicchia, perché ci sono i vari corpi militari che adesso, sapendo e come potenziale vincere anche medaglie, entrano e prendono questi ragazzi come atleti. Speriamo che non si fermi lì, che la cosa vada avanti, che non si fermi solo al professionismo, ma che gli sci club dietro lavorino per portare questi ragazzi anche a un certo livello. Non è la cosa più importante, però lo Sci Club 13 nello sci alpinismo sta ottenendo anche buoni risultati. Sì, infatti adesso abbiamo anche un ragazzino che ormai non è più ragazzino perché ha 17 anni, che è negli osservati come nazionale. L'anno scorso ho fatto i campionati europei facendo quarto, ad esempio, quindi è un buon debutto. Per me è soddisfazione naturalmente, però come sai, il bravo allenatore, se hai il cavallino giusto diventa bravo anche l'allenatore, se non hai il cavallino giusto rimane un po' così. E tornando alla mostra, c'è un libro speciale all'interno dell'esposizione che riguarda proprio lo sci alpinismo. Sì, io come forse saprai lavoro parecchio in legno, e questo libro, che poi raffigura l'albo d'oro delle vittorie del famoso rally della Presolana, che poi è diventata gara e che poi è diventato campionato del mondo, e l'avevo fatto appunto in occasione del campionato del mondo, sia lo sciatore che questo libro come albo d'oro,
e anche una slitta modello vecchio naturalmente con un mondo sopra, perché era campionato del mondo, quindi questa slitta aveva portato il mondo anche a Clusone. Dario Balduzzi, se non sbaglio, 42 anni nello Sci Club, sì. 13. Come è nata questa esperienza? Non li conto più ormai, cioè sì, più o meno risale a quei tempi che vabbè si facevano, eravamo noi che facevamo le gare così a livello amatoriale, avevamo appunto in amicizia si andava appunto a fare queste gare iscritti allo Sci Club, niente di più, ecco, cioè fin quando poi successivamente si è iniziato magari con i più piccoli, ma molto molto più avanti. Ai tempi era proprio un gruppo di amici che vabbè io provvedevo a fare le iscrizioni così a tenere un po' il gruppo, ma ne eravamo in molti, ecco, una cosa così. Come ha visto cambiare lo Sci Club in questi anni? Beh, ai tempi, diciamo che io avevo avuto l'accoglienza, tra virgolette, dal gruppo fondisti, perché allora ai tempi si seguiva solo lo sci nordico. E io sempre grazie a Rino Olmo, che anche lui appassionato di discesa così, mi aveva aperto le porte proprio perché così potessi magari così prestarmi per lo sci alpino, ecco, ma sempre raccogliendo quel gruppo di appassionati che magari ci si muoveva per fare quattro gare, niente di più. Anche guardando la mostra, quali sono i ricordi più belli? Beh, sono lì da vedere, gli anni sono passati, si vedono sempre volentieri, i ricordi non mancano sicuramente. Ecco. Marcello Gamberoni e Battista Giudici, gli ultimi due presidenti prima dell'attuale, che cosa ha rappresentato per voi guidare lo Sci Club, guidare una storia che adesso ha raggiunto i 70 anni? Ha rappresentato sicuramente degli anni bellissimi, ricchi di soddisfazioni non solo da un punto di vista sportivo, ma per tutto quello che abbiamo fatto personalmente, io ma penso anche Battista, siamo molto soddisfatti, ci abbiamo dato dentro l'anima, anche perché sinceramente la struttura è grossa, per cui c'è stato anche molto impegno, ma il fatto di aver portato avanti tante cose, tante iniziative, tanti ammodernamenti, pur avendo fatto i nostri errori, i miei errori in ogni caso, è stato un qualcosa che adesso ricordandolo praticamente mi dà molta soddisfazione e spero di averla data anche a tutti gli altri. Come dice Marcello, grandissime e tantissime soddisfazioni, quelle non sono mancate, dal saluto dai bambini che quasi quasi non riconosci dal nome, perché sono talmente tanti da tutti i settori, dallo sci nordico, lo sci alpino, lo sci alpinismo, veramente. È uno sci club che ti offre tanto, noi lo chiamiamo una grande famiglia, è sempre stata la grande famiglia di Clusone effettivamente, anche se delle volte abbiamo anche atleti esterni di clusonesi, perché qualcosa riusciamo a dare, ad offrire a loro nello sport, nella vita, nella salute. E ti dico che a fare il presidente, bello, soddisfazioni, problemi tanti, Marcello, delle volte anche piccole liti, ma sempre risolte in sede. Delle volte, sai, non tutti abbiamo le stesse idee, però qua non è politica, qua si parla di bene per i ragazzi e dunque dopo va a scemare queste piccole liti e in fin dei conti si va a fare il bene dei giovani, di questi ragazzi. E queste sono veramente tante soddisfazioni con tanti problemi, e chi fa il presidente delle varie associazioni, Clusone, Inter, lo sa cosa vuol dire la parola responsabilità, è grande ed è tanta, tanta, tanta. Auguro a tutti i presidenti le belle soddisfazioni che abbiamo avuto noi in questa grande famiglia, veramente tante. Guardando anche la mostra, quali sono i ricordi più belli? Ce ne sono tantissimi, dalla prima sera quando sono entrato in consiglio, a quando praticamente sono stato eletto presidente, a quando abbiamo finito di fare l'ammodernamento della pista della Spezia, soprattutto dell'impianto di allineamento, quando abbiamo fatto l'inaugurazione della pista di Schirol, quando praticamente abbiamo fatto la prima edizione della Scias, che era un qualcosa che sinceramente eravamo un pochino perplessi se fare, ma diciamo che poi ha avuto un successo e
ed è stato qualcosa di molto gratificante per tutti, quindi ricordi belli ce ne sono tantissimi, ci sono anche quelli magari meno belli, ma comunque si vanno decisamente a... vanno dentro, fanno parte tutto dell'esperienza all'interno di un solo ciclab, dove insieme ai consiglieri, insieme a tutti, io l'ho sempre detto che in una qualsiasi associazione sportiva è molto importante anche il contributo di una persona che dedica anche solo 5 minuti nello ciclab, ma la dedica per poi ottenere un risultato finale, per poi arrivare a certi obiettivi, a riuscire praticamente a mettere in pratica delle idee che praticamente inizialmente ti sembravano, non dico irrealizzabili, ma quasi, ma dopo con la forza, con la costanza e con l'unione soprattutto, si riesce a portare avanti il tutto. Cosa vuoi che ti dica? Quando entri e guardi quelle foto in bianco e nero, mi sembra di tornare indietro quando ero bambino. Ho delle foto quando facevo il fondista nella Spessa, che è stato, dico, ma da dove salta fuori quella foto qua? Eppure l'ho trovata in sede quando c'era ancora la sede vecchia, giù alla Comunità Montana Vecchia. Vedo delle foto, dei ricordi di personaggi nello sci club che è bello ricordare, ma nel senso che purtroppo se ne sono andati. L'ultimo di questi è stato Franco Bottighi, detto Beppe Barzasi, che ce l'ho nel cuore, anche se delle volte, sai, c'è sempre quegli asti, eppure lui ti diceva in faccia quello che pensava, e lo ritengo giusto. E le foto antiche che ti dicevo prima di Pianone, di San Lucio, che si andava su a sciare, che purtroppo adesso con queste temperature che abbiamo in questi giorni è quasi impensabile pensare di salire ancora su in Pianone. Però penso che sia un po' il sogno di tutti i nostri clusonesi, la pista in Pianone, anche se sarà una cosa, penso, irrealizzabile ormai. Però questo è bellissima, la mostra è bellissima, gli attrezzi, gli sci vecchi, le attrezzature. E vedi le attrezzature di adesso, vedi la differenza, l'abisso che ha fatto anche nello sport, non solo nell'informatica. Eppure venite a vederla perché è veramente bella, merita di questi bei ricordi di Clusone, di questa grande famiglia di Clusone. Naturalmente anche il sindaco di Clusone all'inaugurazione di questa mostra, che cosa rappresenta lo Sci Club 13 per Clusone? Lo Sci Club 13, come ho avuto modo di dire poco fa, è una grande famiglia e ne dà sempre prova. Veramente questo spirito che c'è all'interno di questa associazione è tutto loro, è unico. Negli anni, oggi si festeggiano i 70 anni quest'anno con l'inaugurazione di questa mostra, che è solamente una delle cose che verrà organizzata dallo Sci Club per festeggiare questo importante compleanno. Però come ho detto, negli anni loro hanno saputo inculcare i valori dello sport a tutte le varie generazioni che si sono susseguite, quindi tanti bambini che ogni volta si approcciano a questi sport, che grazie alla volontà, alle energie, al tempo che viene dedicato dagli allenatori, dai volontari, dai tecnici, dalle famiglie, quindi crescono all'insegna di questi valori con sacrificio, con spirito quindi di amicizia, di solidarietà, e poi arrivano mano a mano, crescono, diventano adulti, diventano loro stessi allenatori, quindi veramente è una grande famiglia che si rinnova continuamente. Quindi sono 70 anni, il mio augurio è stato quello ovviamente di celebrarne almeno altrettanti, iniziamo a festeggiare bene questi. In questi anni hanno saputo portare il nome di Clusone a livello, hanno vinto dei campionati provinciali, regionali, nazionali, hanno saputo organizzare anche coppe del mondo, per cui veramente hanno portato in alto il nome di Clusone, di questa cosa c'è solo che da ringraziarli, insomma. Diversi le persone che si sono susseguite, di tanti presidenti, tante persone che hanno dato il loro contributo, alcune delle quali purtroppo non sono più tra noi, ma in questa occasione sono state ricordate e, come ho detto, devono essere anche lo sprono proprio per quello che loro hanno dato per andare avanti e continuare così per tanti tanti anni.